Siamo nel 2010. Il 2010 è sicuramente l'anno nel quale è risultato evidente che internet e le tecnologie legate al digitale sono tra le tecnologie vincenti del nuovo millennio. L'università al passo con i tempi non può fare a meno di erogare servizi informatici e tramite web che rendano appunto presente l'università e facilmente raggiungibili e utilizzabili i suoi servizi a chiunque si rivolga all'università stessa attraverso questi canali. Il sito web di Ateneo è il punto di accesso di tutti i servizi informatici ed è stato immaginato diviso in 4 sezioni rivolti ai protagonisti della vita dell'università. Abbiamo la sezione naturalmente dedicata agli studenti, attraverso i quali gli studenti possono fruire sia servizi di informazione sulla vita dell'Ateneo e sia direttamente accedere invece ai servizi per la didattica attraverso la prenotazione automatica degli esami e la verbalizzazione degli esami, è uno dei risultati lanciati dall'Università di Salerno nel 2010, e sia possono accedere viceversa a tutta una serie di altre informazioni relative per esempio alla vita del campus, come diremo tra un attimo. Gli altri possibili protagonisti della vita universitaria sono naturalmente il personale e i docenti, che possono attraverso la sezione a loro dedicata usufruire e dialogare con il territorio e con gli studenti stessi. Poi ci sono i servizi che servono alla interazione con il territorio, quindi rivolti ad imprese ed enti, ed infine ci sono i servizi dedicati alla fruizione della struttura del campus. Attraverso l'organizzazione del sito web di Ateneo abbiamo inteso rendere facilmente raggiungibili tutte queste realtà. Una delle componenti essenziali e innovative della realtà dell'Università di Salerno è la sua struttura di campus. Campus vuol dire anche comunità, vuol dire la possibilità di vivere questa struttura con una partecipazione attiva e da protagonisti. In questo senso il web è ancora una volta l'occasione per partecipare, per proporre, per sperimentare. In particolare nel corso degli ultimi anni il nostro Ateneo ha lanciato un vero e proprio laboratorio creativo che è la web radio dell'Università di Salerno, Unisound. Unisound è dotata di un ricco palinsesto di trasmissioni di informazione, di formazione, di intrattenimento che nascono dalle proposte originali sviluppate dalle tre componenti della comunità universitaria, dagli studenti, dal personale docente, dal personale tecnico-amministrativo. Nel corso di questi anni numerosi studenti e numerose unità di personale hanno partecipato con proprie proposte originali che hanno dato vita a tutta una serie di trasmissioni che oggi costituiscono il ricco palinsesto della nostra web radio. Il nostro sito consente di fruire le trasmissioni in diretta o attraverso un meccanismo di accesso a una banca dati digitale, quindi con un meccanismo di fruizione in abbonamento di podcasting, e consente anche di interagire con la nostra redazione per partecipare direttamente alle attività della radio che si svolgono nei nuovi studi che sono stati recentemente inaugurati e sono localizzati nel punto centrale della vita del campus, che è il rettorato. Il 2010 è l'anno nel quale la nostra università lancerà il passaggio anche all'integrazione con un sistema di web TV, aggiungendo la dinamica delle immagini a questa effervescente realtà di laboratorio creativo che è oggi costituita dalla nostra web radio. Novità 2010. Avremo accesso attraverso un unico sistema chiamato Personal Desk a tutti i servizi informatici disponibili dall'Ateneo con un unico sistema di autenticazione con username e password. Quindi gli studenti potranno per esempio accedere sia ai servizi informativi che a quelli più dedicati alla didattica attraverso la loro identificazione univoca. Allo stesso modo nel 2010 avremo modo di usufruire dei servizi informatici anche attraverso l'accesso Wi-Fi. C'è infatti in programma l'estensione all'intero territorio del campus della copertura Wi-Fi e attraverso l'uso di smartphone piuttosto che di personal computer portatili sarà dunque possibile dovunque nel campus avere accesso ai servizi informativi e al web.
Infine, il 2010 è l'anno nel quale l'Università di Salerno si accinge a realizzare un sistema distribuito di TV interna, allocando in numero consistente monitor e sistemi di riproduzione audio sull'intero territorio, e sarà quindi possibile a tutte le persone che vivono il campus accedere alle informazioni, ai programmi di intrattenimento, piuttosto che alla descrizione degli eventi che di volta in volta saranno disponibili attraverso il nostro web.